era entrato in contatto con un positivo al Covid-19 ed appena avuta la notizia si era subito chiuso in casa. Inizia così l'odissea di Andrea Pascucci, fannese di 51 anni, che durante la settimana di quarantena in cui si era posto autonomamente vede comparire i primi sintomi del virus e decide di fare il tampone. Ho avuto il sentore che tendono inizialmente a mandarti a pagamento a fare il tampone. Poi dopo mi sono dovuto incavolare, diciamo alzare un pochettino la voce dicendo cosa devo fare, devo chiamare i carabinieri? Ecco. Poi dopo mi hanno detto che devo passare 4 giorni, ma io mi sono messo in autoisolamento già da una settimana prima. Dopo che ho fatto il vaccino anti-influenzale, dopo 3-4 giorni sono cominciato a star male. Io potevo uscire tranquillamente, sono andato 2 volte dalla guardia medica dicendogli che addirittura ho avuto un contatto il sabato prima con un positivo. Mi hanno dato la ricetta degli antibiotici nella finestra. Riceve il risultato del tampone, positivo al Covid-19. Da quel giorno nessuno lo contatterà più. Andrea, soggetto a rischio in quanto diabetico, insulinodipendente ed iperteso, che necessiterebbe di cure e monitoraggio costante, viene lasciato solo, con la sola indicazione di chiamare il 118 nel caso si sentisse male. Dell'assistenza domiciliare neanche l'ombra. L'assistenza domiciliare non esiste. È inesistente. Non è che è poca o no, è inesistente. Ho saputo tramite un altro mio amico positivo di Senigallia che almeno là a Senigallia ogni 2 giorni lo chiamavano per sapere cosa c'aveva, se stava bene, se non stava bene. Io devo misurare la saturazione, che è la cosa, una delle, così mi ha detto il dottore. La saturazione è molto importante, no? Ma chi me la misura se io non ce l'ho il saturimetro? Chi me la misura? È sbagliato perché il medico di famiglia non mi viene a visitare, perché non ha tutti gli strumenti per venire a casa mia. È una vergogna. E la colpa non so se è dell'ASUR, se sono dei dirigenti dell'ASUR o dirigenti di altre dirigenze, non lo so. Io so solo che quando mi rimetterò farò uno sposto alla Procura della Repubblica. Andrea è uno dei tanti lasciati soli a gestire la malattia solamente con il proprio buon senso, senza l'appoggio necessario da parte di ASUR e degli organi sanitari di competenza. La gestione dei positivi al Covid a livello locale, dice, fa acqua da tutte le parti. Nessuno ci spiega cosa fare, nessuno ci assiste. Gli unici a farsi vivi sono stati quelli di ASET. Vengo contattato dall'ASET dove mi chiedono di non fare più la raccolta differenziata, ma di vengono loro a prenderla tutto quanto con un protocollo e così via. Lì una domanda ti viene da fare, chi te la fai? Dici cos'è? È più importante la mia immondizia che io produco della mia salute? Che nessuno ti chiama dopo che sei positivo, nessuno ti chiama dell'ASUR o degli enti preposti per sapere se sei vivo, se sei morto, come stai, se hai la febbre. No, perché loro dicono, queste testuali parole dopo varie telefonate all'ASUR, ho parlato con una persona, anche scorbutica, mi ha chiuso il telefono in faccia, no? Perché io mi sono incazzato. Praticamente devi chiamare il medico di famiglia, te. Cioè io devo chiamare il mio medico o il 118 ed ecco perché abbiamo gli ospedali, i pronti soccorsi pieni, però nessuno ti segue, nessuno, sei abbandonato a te stesso.